Centro del 62esimo raduno della Federazione Nazionale dei Suonatori di Campane. C'è stato un concerto dedicato al centenario della concessione del titolo di pontificio alla Fonderia Marinelli, una iniziativa svolta ad Agnone nel fine settimana. È stato un tripudio di suoni di campane, ma anche convegni, tour, concerti e su tutta l'assemblea della Federazione Nazionale Suonatori di Campane, la 2 giorni che Agnone ha dedicato al 62esimo raduno dei suonatori di campane con il tema Rintocchi di pace. Un weekend, quello del 4 e 5 maggio, che ha visto la presenza di oltre 500 persone con 6 postazioni di campanili mobili in diverse piazze di Agnone per un appuntamento per la prima volta nel sud della penisola, voluta dalla storica Pontificia Fonderia Marinelli. Agnone ha avuto come colonna sonora i concerti dei maestri campanari che si sono fusi con quelli dei campanili delle chiese di San Nicola, della Santissima Trinità, di San Biase, dell'Annunziata, di Sant'Antonio e della Chiesa Matrice di San Marco. Quindi l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica del Molise e del maestro Giulio Costanzo con il suo carillon di campane, con il quale ha saputo magistralmente tramutare rintocchi in melodia, tramutando in bronzi in veri strumenti musicali. Un'occasione davvero unica, dimostrata dai vari patrocini su tutti quelli del Senato della Repubblica. Ma il vero momento clou della 2 giorni è stata la presentazione della campana del Giubileo del 2025 e poi quella del centenario che celebra i 100 anni della concessione del titolo pontificio della Fonderia Marinelli e che presto diventerà anche un francobollo emesso da Poste Italiane. Un'organizzazione perfetta, grazie anche alla Protezione Civile di Agnone, di Mario Petrecca, che ha garantito oltre 500 passi agli ospiti. Ad Agnone si è ribadito, tramite la Presidente della Federazione Nazionale Suonatori di Campane, Eles Belfontali, l'impegno per tutelare il suono manuale delle campane, che ormai si sta perdendo un po' ovunque. Non esiste nulla al di là della mano, del cuore dell'uomo, che riesca a dare un suono diverso a quel tirare la corda oppure a battere un tasto. Bandire dunque le suonate elettroniche o le suonate registrate? Registrato diciamo che può aiutare se non c'è un campanile, però dove c'è un sistema elettrico, la nostra finalità è di darci da fare per riuscire a riportare le tradizioni di una volta, dove c'era il manuale, per cui il recupero delle persone, della storia, delle tradizioni, dei ricordi, perché dopo attraverso i giovani recuperare anche lì il suono manuale delle campane. A proposito di giovani, abbiamo visto ragazzini che suonano, che sono già instradati verso un suono di campane che ormai si è perso. Ma guardi, siamo in tanti in Italia che sosteniamo il suono manuale delle campane. L'ultima realtà, ad esempio, che si è iscritta alla Federazione Nazionale sono ragazzini giovanissimi, ne ho uno di maggiorenne, però gli altri sono minorenni, che sono i ragazzi d'Abruzzo. Sono partiti perché così ci siamo conosciuti, 4 chiacchiere, abbiamo contattato il parroco, hanno costituito l'associazione e adesso si danno da fare. E questo è l'amore per le tradizioni locali che riparte.